Senti, bro. Dimmi tutto. Conosci Dragon Ball? L'ha Proprio quando mi invia Jove la tier list, dimmi. Sì, fatto? L'ha gli ho fatto. chiesto a Jove di rifarla. Job, sei un cuccio. Proprio bravo. Conosco Conosci? Dragon Ball, Marco. È una. Se dovessi fare una sintesi di meno di un minuto di Dragon Ball, come lo definiresti, cioè? Bambino alieno arriva sulla Terra e pensa di essere umano come gli altri, ma è Oh molto più yeah! forte. La sua vita sarà salvare i suoi amici da nemici sempre più forti che in realtà lo stimolano ad alta competitività, mettendo a rischio la sua stessa gente. Non saprei fare di meglio, ma avrei detto il fatto che è alieno alla fine. Bambino alieno, minchia detto all'inizio. Eh sì. Che Per poi scoprire che è alieno, è come molti di alieno. quei suoi nemici. È vero, è vero, è vero. Si scopre alla fine di Dragon Ball, anzi all'inizio dello Z. Quindi. Cos'è questo, bro? Gugu, grazie per il regalo a Sari Kerry. Non ti ricordi questa foto? È stata il mio sfondo desktop per un po'. No. Era il periodo di impatto Genshin. Penso che Giove me l'abbia inviata, vediamo. Siete pronti? Io metterei questa anche. Preparatevi a uno Zarbon a più, ragazzi. Mamma mia, basta con questo cazzo di Zarbon. Dimmi se va bene, sicuramente. Cosa hai detto? Mi ha dato un paio di problemi, purtroppo ho tagliato un paio di personaggi, ho provato a mettere il più importante, spero di non aver missato nessuno, per quelli con crescita più interessante di uccidere 7 ho messo più versioni. Va bene! No, perché più versioni? Perché c'è Super C17, c'è anche il gemello dello GT, c'è il Ah! C17 non umanizzato dove il desiderio di Majin Buu, forse questo intende. Possiamo cominciare! Sono molto piccoli, ma li riconosciamo? Sì. Premi un bel F11, bro. Ti insegno sta cosa. E Ah sì, certo. magari scrolla verso su. Bravo! SABC Sugamari. Vabbè, cominciamo a mettere i nomi diversamente, che dici? Allora, S è Super Saiyan. A Va bene. Sì. O si scrive così? No, decisamente no, così. O forse così. Ma forse è così. Così, Così. così, mi sa di sì. A è Ame Ame A. B, Boruto. C, Kiki. 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 Vabbè. E di Suka Mario ci sta. Sugamario? Va bene. Ci calcoli renali. Vabbè, dai, Kiki va bene anche. Ciao Ankara. Ok, cominciamo con la tier list. Git. Minchia, bro. Qua Allora, si vola alto già. sì, perché Z, secondo me, è il miglior Dragon Ball. Vaffanculo i nostalgici e i nuovi. Allora, io ho amato della squadra Ginyu in particolare il fatto che Dragon Ball è sempre stato comunque non solo un fight, ma anche un comedy, no? Dopo aver visto i Saiyan che la prendevano molto serio, molto eticamente, tutto a livello di orgoglio, nella saga di Freezer anche serio, Freezer, il fatto che c'era un mercato, un commercio dietro così tanto che li ha affittati Freezer, la squadra Ginyu, è una squadra che porge dei Sì, servizi sono dei mercenari, sono dei mercenari. penso. Il fatto delle pose, di tutte quelle robe là, cioè loro, il fatto che si giocano, chi combattere, loro la vivono in una maniera, la morte e la vita, molto comica. E questa Sì. roba qua, secondo me, ha spaventato molto di più di un Vegeta che è solamente forte e dice io vincerò tutti. Non a caso, la prima volta che ho visto Gohan col collo spezzato da Rikum, ho detto: oh merda! Sì, erano veramente cattivi e tra l'altro si divertivano mentre lo facevano. Si Cioè loro giocavano. erano proprio anche proud, erano molto Sì. Però proud. forse lui è il meno iconico. Sembra che anche il suo design, rosso, ma con i capelli lunghi bianchi, sia Era in perché. coppia con Barter, che è Però Blue. Barter già un gimmick ce l'ha, no? Barter per me è il più iconico della squadra Io Ginyu. direi un bel Kiki per Eh Git. sì, purtroppo sì. Come si chiama lui? Bazar? Lui era il gattino. E come si chiama il Co gattino? Corin. Corin? Era Corin. Gary, non si chiama Gary! Come si chiamava il gatto? Karin, aspetta. Karin.
Karin. Siete vergognosi, dite tutti i nomi diversi. Karin. Corin. 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 Beh, Corin era un bel passaggio quello che significava lui. Peccato che, secondo me, poi dimmi la tua. Un valore nella saga deve averlo anche se sei un personaggio non solo che hai dato un valore, ma che continua a darlo. Sì, esatto, è Corin fermo nel suo tempo. Non solo, viene surclassato subito dopo. Ma poi combattono tutti a Dragon Ball, quindi proprio su Dragon Ball un personaggio che non combatte, secondo me, è una spanna in meno. Poi, magari sarò superficiale, ma proprio su Dragon Ball... Ha avuto però un ruolo importante nel momento in cui ce l'ha sì, avuto. Sì, 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 fagioli. In più lui lo fa i fagioli. Eh sì, lui però, ha dato i fagioli. Però una roba anche non mi è piaciuta, ecco, questa cosa dei fagioli, che inizia a essere Dragon Ball questa specie di anime dove loro in continuazione hanno questi fagioli e l'unico problema ce l'hanno quando qualcuno gli brucia la busta dei fagioli. Perché non andate a cercare chi li coltiva e lo ammazzate? Non ho mai sentito quel pericolo di minchia, se muore Dio perdono le sfere, ma se muore Corin non hanno il modo per rialzarsi. Ma poi dove sono finiti i fagioli? Sono sempre a questo obelisco, vabbè, che sta a metà, se non sbaglio, dal Supremo. Facciamo Kiki? Io farei forse il peggiore dei Boruto. Perché se lo metti in Kiki, allora Gita deve andare in Tsukamaru. Sì, dai, effettivamente loro due insieme non ci stanno. Zeno. Non lo so, bro, classico cliché di il più forte e il più bimbo, non so che dirti. Bella la cosa che ha incontrato il suo riflesso, ma effettivamente è soltanto un bambino. È caotico. Ma nel manga si sviluppa? No, rimane sempre quella cosa là. Lui non deve essere sviluppato perché... Ah, me l'hai chiesto a me perché sono impari? Sì. No, no, no. Poi viene tralasciato perché lo vogliono lasciare in quel modo là. È il... È l'essere più forte di tutti, è no? L'essere che ha iniziato tutto, perciò non deve essere sviluppato. L'unica cosa di personalità che ha avuto è stato quando Freezer... fotte la sua controparte dell'altro universo. Ah, sì. La sua controparte, Cold. Non mi ricordo. No, Cold è suo padre. Ah. Come si chiamava? Qualcosa pure col ghiaccio. Sì, sì. Ice. Lui, quando arriva negli spalti perché sta eliminato, cerca di fargli il... vero, e lo rimuove. Fa, no. Frost. Frost, bravissimo. Frost. Quella è l'unica cosa, però secondo me io lo metterei in Kiki. Dimmi sì, tu. E io mi sentirei anche mancato di rispetto se fossi Git, eh. Lo direi Kiki che è già bello Kiki. Basso. Sì, come... sì. Giro Bai. Minchia, bro, lui è un grande. Io non ricordo una persona che ricordi male Giro Bai. Ma a poi piace ma Giro Bai Vegeta, porco. Gli taglia la coda Vegeta. Mamma mia, ma poi Giro Bai non vale un cazzo rispetto. Ma anche negli androidi lui c'era. Sì, sì, sì. C'era dappertutto. È un ragazzo coraggiosissimo, anche se sembra veramente un ragazzo semplice da villaggio. Lui porta i fagioli. I fagioli, sì. Ah, nella saga dei Saiyan, dici? Sì. Oh, no, sempre. Ah, sempre. Porta sempre. No, bro, lui bello forte. Bello forte, gli ha dato una dignità. È buono che dopo non ci sia più stato. Però è rimasto in momenti... Cioè, perché il maestro Muten non c'era contro Vegeta, ma c'era lui? Lui è un grande. Vero. E poi non so se ti ricordi le avventure che aveva con Goku quando era piccolo. Sì, pure. Era, no, troppo divertente. Sì, sì, ma lui è sempre stato stiloso. C'è qualcuno che ricorda male Giro Bai? Cioè, Giro Bai piace a tutti. Giro Bai è un mongoloide, non è vero. No, non è vero. E poi, tra l'altro, mi dissocio. Ame, ame, a! Io Giro Bai, ame, ame, a, se lo merito. È il momento? Vegetto? È Vegetto lui. Mi sa di sì, è Vegetto. Beh, è la mia fusione preferita. È la fusione preferita, la mia, è la fusione migliore secondo me. Oggettivamente è la migliore. Ha uno charm, parla un sacco. Ha uno charm tutto suo, è il figo. Gogeta è digrignato quando guarda. E è così, è molto elegante anche lui, però sta così. Vegetto invece sta tipo so di essere il più forte dell'universo. Sembra che Gogeta debba limitare quella che è l'unione fra Vegeta e Goku, ma lui la promuove. Parla sì. Un sacco, parla in maniera razionale come Goku, ma anche molto prepotente come Vegeta. È giocherellone e poi comunque ha il migliore visivamente sistema lui di che combattimento, fa così con, che fa le cose. Russo. È bravo. Mi piace un sacco, bro. È molto carino. Lo mettiamo in Super Saiyan? Vegeta è la migliore Super fusione, Saiyan. Bro. Lo mettiamo in Super Saiyan. Eccolo qua, Zarbon. Allora, bro. Parla solo tu. Perché? Solo tu. Perché sembra che hai un sacco da dire. Allora,
Fra i sottoposti e i personaggi secondari abbiamo qua il re di quelli che sono i personaggi secondari. Zarbon, in un momento in cui gli omosessuali ancora non avevano TikTok, faceva parlare... È una metafora per dire... L'arma, l'arma. Lui aveva già delle armi. Non qua... è un'arma TikTok. Secondo me sì, bro. È un'arma, dici? Sì. Vabbè. A triplo taglio. Parliamo di Zarbon piuttosto, dai. Zarbon, quando ancora gli omosessuali nel mondo non avevano... Ah, però lo dovevi ripetere proprio. Okay, non avevano il referente. Vai. Lui rappresenta quella femminilità un po' alla JoJo, muscolosa ma anche graziata. Androgino, è androgino. Molto androgino. È perfettamente che androgino. A Dragon Ball veramente mancava. Inizia con la Z del suo nome. E questa cosa qua a me fa impazzire. Comunque un debole per le lettere Z. però che, credo che metterlo alto, io spero ci sia anche Dodoria perché là usciamo di testa, io credo che metterlo alto potrebbe offendere qualcuno. Però io su Boruto lo metterei. Mettiamolo su Boruto, che secondo me ci sta, perché effettivamente nella saga di Freezer iniziare con Zarbon, a parte che è il primo che prende a schiaffi Vegeta e ci fa capire a tutti che Vegeta poteva farsi lo scaltro soltanto con gli umani. Zarbon è la prima prova. Non mi piaceva molto la roba che Vegeta, tutte le vittorie che ha avuto a Namek, le ha avute solamente perché era vicino alla morte e poi si è ripreso, si è fatto anche sparare da Krilli. L'ho reputato veramente un vigliacco di merda. Zarbon è stato battuto non perché come Goku lui si è impegnato, anche se anche Goku ha avuto questo trick qua, che stava per morire per via di Ginyu e poi si è ripreso. Ma Vegeta è stata tutta la sua strategia per un bel sì, po'. Sì, sì, un po' ha strisciato Vegeta. Ha strisciato e è arrivato là come Jerry di Rick e Morty. Quindi sì. Dai, questo è Yamcha, mi sa. Sì. Yamcha. Allora, prima di tutto, poverino, io da piccolo sono rimasto traumatizzato dal fatto che stesse con Bulma e poi Bulma si è messa con Vegeta. Vegeta, si è messa con l'uomo che l'ha, fra virgolette, ucciso. Sì, capito. Ma Toriyama è pazzo. No, Bulma fin dall'inizio era una stronza nella saga, è sempre stata una stronza opportunista, non gliene fregava mai niente. Anche perché, stronza opportunista perché può, lei comunque è l'essere, uno degli esseri più intelligenti dell'universo, bro. Lei ha creato quello che nessuno nella galassia ha creato, radar che cercava le sfere, per non parlare della macchina del tempo. La macchina del tempo, bro. Bulma è un essere potentissimo, come intelletto è forse uno dei più intelligenti. Non poteva che essere stronza e prepotente, perché lei lo percepisce che è migliore di tutti gli altri, no? Quindi si è messa con l'altro che non si poteva. Yamcha a me piaceva un sacco perché rappresentava una vera minaccia quando Goku era piccolino. Minchia, la cosa del lupo, c'era paura. Sì, era forte. Peccato che io questa cosa ne ho discusso con Caverna di Platone ed era totalmente d'accordo con me. Quando lui lo è, io dico ok, allora sto pensando bene, perché lui ne sa tanto. Una delle cose che sfavorisco di Dragon Ball è il fatto che gli umani a un certo punto non hanno più dignità, ma nemmeno una, ma neanche di strategia, ma solamente di stare là e parlare. Loro sono dei commentatori. E negli anime giapponesi c'è molto è rimasto molto quello che nel periodo Edo era il duello e molti che guardavano, era notizia due samurai che si sfidavano. Perciò nei cartoni giapponesi c'è sempre il torneo o comunque un duello e gente che guarda dagli spalti o da una TV o dalle notizie. Succede in ogni anime e a me piace molto come cosa. Lui diventa quello, uno spettatore, un viewer. Come Tenzing, come Jiaozi, come Krillin. Secondo me lui no, no, minchia, bro. Krillin arriva su Super Saiyan e non si discute. Però per quanto riguarda lui, un Kiki. Kiki? Secondo me sono d'accordo anch'io su Kiki. C'è Whis. Whis è un altro personaggio che ha veramente poca caratterizzazione per essere messo. È solo molto forte perché è uno degli angeli. Sì, è uno degli angeli, è il nostro angelo, quello dell'universo 7. Sì. Io direi di metterlo a Kiki, giusto. Sono per nomea. Che c'è da dire di lui? Sì. Che c'è da dire? Non c'è da dire niente. È affascinato dal combattimento. Vede le creature mortali come simpatiche perché non può esserne minacciato. Stessa cosa per idee della distruzione. Anche lui è un bel gay. Sì, sì, lui è gay, assolutamente. Va bene. Vegeta! Però non di GT, a quanto pare. Sì, dai. Consideriamo questo Vegeta come Vegeta di Dragon Ball Z.
Venderei mia madre per una dose di Fall Guys. Ciao, K! Vegeta è palesemente Super Saiyan. Ma per motivi direttamente opposti a Goku. Goku, Vegeta è un babbo di Dio. È l'idiota che si che manda avanti quello che è il suo personaggio solamente tramite robe come la presunzione, l'orgoglio, l'inganno anche a volte. E purtroppo, per quanto lui sia della razza dei guerrieri di cui tanto mi lanta, sono tutte le cose che l'hanno limitato e per cui ha sempre perso contro Goku. Cioè la sua forza, anche la sua più grande debolezza, è proprio il classico. È un rivale di cui Goku non si è manco tanto fatto non si è mai manco gonfiato la bocca. Mi sembra un animale che può parlare in lingua umana. Fa spessissimo brutta figura. Si scappisce sempre i piedi, come diciamo noi a Messina. Sì. Ma è la perfetta contrapposizione a Goku, perché la sua innocenza, dici, il suo a volte non pensare mentre lui pensa troppo, il suo non affermarsi, il suo affermarsi troppo, è decisamente, ha decisamente valore, perché il protagonista è perfetto. Purtroppo la roba dei Saiyan che lui dice viene subito messa fuori gioco dal fatto che si capisce subito che non sono i più forti dell'universo e che per essere forti i Saiyan devono fare quello che fa Goku, ovvero viverla con umiltà e sfida. Non a caso Vegeta l'unica volta in cui supera Goku è in Super, dove infatti gli insegnano a starsi un attimo calmo, a prendere le cose come si devono prendere, però in Z lui è solamente una bella contrapposizione a Goku. Lui è il Machina Fan. Ma l'ultra ego di Super, soltanto in manga, come funziona? Lui prende più sberle e più diventa forte? Sì. Quindi potenzialmente più forte. Il problema è che Goku schiva tutto e l'unico limite del suo potere è quanto effettivamente abbia masterato l'ultra istinto. E lui, la durata, lui non può farlo all'infinito. Lui i danni li prende, può morire. Deve stare attento, deve migliorare la sua stamina, mentre invece Goku deve aumentare la sua forza. È la durata del potere, perché Goku gli si squarcia la schiena, no? Con l'ultra istinto. No, è difficile da tenere, mentre invece lui deve farsi male per fare più male. Ed è masochista. Come al solito, qualcosa di completamente non ragionato. Sì, irrazionalissimo. Vegeta va in tier Super Saiyan per dovere di cronaca, perché è il coprotagonista e senza di lui non sarebbe Dragon Ball. Poi ovviamente siamo tutti cresciuti e vediamo che è un idiota. Io salterei Vegeta del GT, io non metterei quelli del GT. Il presentatore. No? Minchia, il presentatore. Io lo metterei a Super Saiyan, Minchia, già. Io lo ricordo benissimo. Sai perché mi piace un sacco il presentatore? Perché è uno degli unici umani che sa tutto. È vero, lui sa tutto, è vero. Lui sa tutto, non mi ricordo in che occasione. Vale uomo, grazie per il ride. Non mi ricordo in quale occasione lui diceva che sapeva che Cell non era stato sconfitto da Mr. Satan, ma era logico. Ah sì? Sì, lui lo sa. Lui lo sa, bro, lui li ha visti tutti fin dall'inizio. Ma io gli voglio un sacco bene. Io vorrei lui come mio nonno. Cioè lui potrebbe raccontare di Goku e Vegeta dicendo che sono Saiyan, eccetera. Sa tutto. Sa che c'è gente a questo mondo estremamente più forti di quelli che sono i mammaluchi che arrivano là. Ma lui è lo stesso dei tornei quando Goku era piccolo, tra l'altro. Lui c'è sempre stato. Lui sa tutto. Lui c'è sempre stato. Lo dice al torneo di Majin Buu, il presentatore mi ricorda Daniele, figo. L'ho preso proprio per questo motivo, è un dio. Dai, lo mettiamo in SS. Non ha niente Daniele, però va bene. È vero, non lo ricorda per niente. Sì, tu sai niente. Bro, quella merda mettila su Camario. Ma chi? L'angelo femmina, non dice una parola, non vale niente. C'è Ub. Ma perché non ne parliamo di Rob Dan, grazie per i 3 Marco, mesi. Secondo te chi riesce ad equiparare Liki ai Luca? Caratterizzazione, design e forza. Zarbon. Grazie ancora per l'abbonamento, Rob. Io non conosco. No, non si può chiudere. GT Vegeta, secondo me, non solo prende tutte le cose brutte che ha Vegeta, ma le rende questo anche peggio. Non le voglio parlare per questo. Io quando ho saputo che lui ha rincorso il Super Saiyan 4 tramite un trucco di Bulma, bro, quello di Z non l'avrebbe mai fatto. Mai. Se Bulma gli avesse detto questa cosa qua, quello di Z l'avrebbe sputato in faccia.
mi ricordo questa frase che lui dice a Bulma quando Bulma impara la cosa lunare, di saperla incanalare. Sì, sì. Lui si fa lo scaltro e fa una frase idiota, non so se l'hanno tradotta male in italiano, se anche in giapponese c'è. Lui dice, vai Goku, se vuoi puoi arrivare pure a Super Saiyan 5, perché tanto io ora arrivo al tuo. Ma se tu arrivi al 4 e lui arriva al 5. Quindi viene citato il Super Saiyan 5, pensaci, molto figo, Ma veramente? Sì, sì. Io questa cosa non ce l'avevo nei ricordi. Comunque pure quella cosa dei baffi, la figlia che gli dice stai male coi baffi, lui che se li toglie perché si vergogna. Ma secondo me è buono che è la fine di una leggenda. Secondo me è buono che Vegeta si avvicini sempre di più alla realizzazione che meglio che si calma, se no diventi un coglione. Quindi a me quella cosa, vederlo in famiglia, io l'ho apprezzato molto. Però nei combattimenti, che è dove lui deve splendere, non ha mai, secondo me, Splesso. Non esiste. Ma la peggio di peggio. Io quello di GT lo metterei in Kiki. Un'altra cosa io volevo dire di Vegeta, ma io ora dico. Ti sei fatto abbindolare da Babidi perché volevi raggiungere Karot. Baby, se io ricordo, non l'ha soltanto impossessato. Vegeta l'ha fatto entrare. Sì. Giusto? Sì. Ma è pazzo. È un idiota. Due volte di seguito. Ma posso capire la prima che sei completamente stupido, ma poi ti sacrifichi in nome delle nuove degenerazioni di Trunks e di Goten perché hai capito, e poi a GT fai lo stesso errore. Non la ricordo molto bene questa cosa, però sì. No, ma che crisi di mezza età. Vedete che la cosa della famiglia di Vegeta in GT, a me è piaciuto moltissimo. La crisi ce l'ha avuta da adolescente. Ma poi non invecchiano i Saiyan. Non invecchiano i Saiyan. Vabbè. Secondo me la crisi ce l'ha sempre avuta prima. Tapion. Ma Ub? Ub pure. A me Ub piace tanto. Pure a me. Però non è tanto caratterizzato. Conosciamo due puntate. GT ok, però. Cioè, lui è proprio quello di cui sappiamo soltanto il non canonico. Abbiamo un episodio canonico. Quindi. Mi sembra di conoscerlo e non conoscerlo. Abbiamo un Kiki qua. Eh sì, c'è veramente poco di cui parlare, però lui è figo, eh. È veramente figo. Tapion. Allora, lui è l'eroe del pianeta Ganons, cioè lui ha regalato la spada a Trunks. Questo ragazzo ha sofferto come un cane, ha perso il fratellino, ha avuto la stessa pena del fratellino. Ha fatto la stessa pena di Trunks anche. Anche di Trunks, cioè si è preso tante responsabilità. Come concept è fighissimo. Cioè, ha questa cresta moicano rossa, la spada di Trunks dal futuro, è vestito tipo militare delle piramidi. L'Ocarina è una delle barriere più forti in Tenkaichi. In Tenkaichi l'Ocarina ha la stessa valenza della barriera androide. La stessa valenza. Uguale. Forse costa di più. No. Stessa valenza. Flauto dell'eroe costa uno. Merda. Eh sì. Parababo! Anche lo squarcio coraggioso che è difficilissima da evitare. E non si può neanche parare. È un personaggio cancro a Tenkaichi Tapion. Perché lo fa sia orizzontale che verticale. Sì, fa orizzontale così. Sì, però ci sono modi per counterarlo. Mettilo dove vuoi, bro. Io non ho molto amore per quelli dei film. Io Tapion lo metto in Boruto. Boruto, va bene. Tarles, vabbè, il gemello di Goku che diventa forte col frutto. Questo è l'unico film di Dragon Ball dove ho pensato, ma cosa vi è saltato in testa? Il frutto dell'albero per diventare più forte. Non l'ho capito, Kiki. Insipido. Se non peggio, non lo so. Trunks del futuro. A me Trunks, quando ha sconfitto Freezer. Meta Freezer. Ho detto, oh, merda. Trunks, bro, vive il dramma. Vive i peggio. Lui e Gohan sono quelli che se la passano peggio. Lui del futuro intendo, perché lui torna in un altro universo dove comunque non c'è, non ci sono gli androidi. Il Butterfly Effect ne ha fatti comparire 100 in più. E scopre di avere un papà totalmente idiota e non sa come comunicargli che lui viene da un futuro dove tutto stato distrutto per colpa di pezzi di merda come lui che non ha saputo difendere il pianeta, e essendo che comunque è suo padre e quindi non lo vuole perdere, come succede, lui non l'ha mai conosciuto, gli sta appresso. E anche quando suo padre va con quando lui diventa più forte di lui, non glielo vuole dire. Vive tutti i drammi. È bellissima sta musica. Tra l'altro a Super lui perde anche la madre. Bro, sto Trunks qua è meraviglioso, profondissimo,
Gohan. Lui perde Gohan. Perde Gohan per ultimo, eh. Prima gli perde un braccio e poi perde Gohan. Sì, io lo metterei in Super Saiyan. Sì, pure io, pure io. Kaioshin del nord, se non sbaglio. O dell'ovest, boh. Allora, bro, io odio Kaioshin. Posso dirti perché lo odio io? Magari è la stessa cosa. Non puoi presentarti al torneo Tenkaichi con quella faccia e poi non valere un cazzo. E poi non valere un cazzo. Stava zitto. Sì, sì, ma aveva quella faccia, ma chi è quello? E poi era un cavolo. Ah, poi ha appena visto un Super Saiyan fa cosa? Ma come cosa? Ma non guardatelo. Cioè, Re Kaio guarda. Ma si comprende? I Kaioshin guardano pure indietro il nel tempo. Più odio il suo design. Io tempo fa facevo spesso questa domanda alla gente. Sai che tu facevi. C'è stato un periodo dove tu dicevi: preferiresti questa cosa qua o questa cosa qua? Tempo fa, molto tempo fa, lo facevo anch'io. Io dicevo sempre: preferiresti una brutta situazione tipo avere un dolore renale per un mese intero o avere una stanza di un albergo a 5 stelle sempre tua, ma è solo tappezzata con roba di Kaioshin? Tavolino. Io mi ricordo muro, che il suo vestito nelle action figure che aveva a casa era quello che mi spiaceva di più, perché sembrava che faceva l'effetto ridondante. È proprio brutto Kaioshin. Sì, sì, sì. Lo sì. Odio. Io lo metterei a Suga Mario. Addirittura, dai, sì, lasciamolo, sì, la vaffanculo. Radish, il primo Saiyan. Ciao Damiano, grazie per i 3 mesi. È tornato più riccio di prima. Bentornato Mario. Ciao bello. Meno male che c'è Marco a risollevare la live. Ma vaffanculo. Grazie Damiano, grazie mille per i 3 mesi. Allora, qua bro dobbiamo discutere, dobbiamo capire. Perché o Super Saiyan o A. E ti dico perché. Dopo gli ultimi episodi di Dragon Ball da piccolo, ovvero il torneo fra Goku adolescente e piccolo adolescente, uno degli combattimenti più belli di tutti gli anime, la gente non aspettava altro che sto cazzo di Dragon Ball Z. Inizia e nei primi episodi muore il protagonista. Perché? Perché arriva suo fratello e gli spacca il culo a lui e al cattivo più forte della terra, piccolo. Io ero con la bocca aperta. Cioè, bro, nelle prime puntate protagonista e antagonista valgono zero in confronto a lui. Fanno team e uno muore pure. Gohan che viene. Bro, Raditz purtroppo secondo me non becca Super Saiyan, perché poi viene completamente dimenticato. È surclassato da tutto. Però io sono contento che non abbia avuto rielaborazioni che magari. Perché è buono in quel modo, è solo l'inizio. Perché Dragon Ball rovina alcune cose, Radish messo lì è rimasto puro. Perché Radish c'ha sia l'atteggiamento che bullizza il fratello, non ti riconosco, sia che gli prende dalla coda il figlio del fratello dicendo: ah, adesso ti faccio trasformare perché. E allora come ragioni tu, Super Saiyan? Sì, 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 Radish a me piace tantissimo, anche molto più di Nappa. Come cazzo si chiamava sto sorcio? Pua. Puar. Dove lo mettiamo? Bro, il sorcio mettilo su Kiki e deve ringraziare il cielo. Sì, veramente. Allora, bro, sto figlio di buttana. Come cazzo si chiamava questo? Kitsch. No, non si chiama Kitsch. Minchia, pai. Inutils. Cui. Cui, no? Cui, no. Cui era un altro. Cui è di Freezer. Ah, vero, Cui era quello viola. Bui. Pui. Vabbè, bro, lui non succhia cazzi e vai su Suga Mario. Serve solo a far. Me lo metto da cazzo, eh. Bro, questo personaggio, se puoi creare un nuovo layer sotto. Sì, come lo creo? Come si crea? Sì. Qua? No. Oh. Ok, forse nella rotella. Vediamo. Esatto. Add a row below. Ok. Già puoi mettere il nome. Personaggi grassi. No, personaggi brutti. Spero che non metti soltanto grassi, bro, perché lì mi ci impunto. Ok. Trunks, bambino. Allora, per quanto la gente abbia odiato che Trunks e Goten abbiano raggiunto subito il Super Saiyan, io come cosa l'ho amata. Perché rendeva la. Sono le nuove generazioni che sono più avanti delle altre. Bravo. È una cosa genetica. Bravo. Sì. Io a me è piaciuto. E secondo me non ha reso brutto il Super Saiyan questa cosa. E comunque il fatto che Trunks del futuro sia completamente diverso da Trunks dà valore sia a quello del futuro sia a quello piccolo. È un viziatino
molto diverso da quello del futuro. Molto spocchioso. Molto lui. Spocchioso, però vede che in Gotham c'è qualcosa che a lui manca, qualcosa che papà e mamma non gli hanno dato, ovvero la naturalezza e la sincerità. È vero. Mi piace un sacco quando. E infatti lui frequenta molto la famiglia di Gotham. Io lo metterei sulla A. Pure io. Ten Sienan. Chi è quello di prima? Penso che questo sia del torneo del personaggi potere. Personaggi brutti, bro. Ten Sienan. Ah, hai accettato subito? Sì, 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 sì. Okay. Ma che cazzo è, dai? È molto importante. Ma è toppo? Sì, bro. Ah! Però è bello grasso, quindi... Ma che vuol dire? Grasso non vuol dire brutto. Toppo, tra l'altro, è anche molto muscoloso nella versione Akai. Toppo è importante. Vabbè, toppo anch'io, è un dio della distruzione. Anch'io se entrassi in versione Akai sarei muscoloso. Ma senza la Kai sono un grasso schifoso. Non parlare così dei grassi, bro. No, parlo così di me. Ok, di Top invece lo difendo io. È un personaggio importante a Super. Io lo metto a Kiki, perché a me è piaciuto. E Kiki, soprattutto il combattimento con C17 è il miglior combattimento del torneo del potere, secondo me. Bravissimo C17. È un plagio all'intelligenza. Bello come la sua. Grazie Matteo Rotenez. Ciao Marione. Ciao bello, grazie per i 2 mesi. Bro, potresti parlare di Tenzing da solo che vado a pisciare, sai, i calcoli renali. Certo. Scusate ragazzi, arrivo. Mario Storniolo. Figlio di puttana! Ed è anche per questi motivi che lo metterei in A. Bro, eccoci qua. Hai messo la A, Tenzing? Sì. Bro, troppo importante. Bravo. Beh, che belle parole. Marco, giusto così. E alla fine è uno dei umani più dignitosi verso... Non ne hai parlato. Cosa? Non ne hai parlato. Inutile che siete così bravi, ragazzi. So al contrario come funzionano determinate meccaniche. Quali? Tu, quali tu sei stato zitto. Hai balbettato e quando hai, e quando hai sentito che ho tirato l'acqua qua hai cominciato a fare No. Quindi meno male pure che ho tirato l'acqua. Bravi ragazzi, bravi, perché non ce n'è uno che dice non è successo niente di normale. Bravi. Bro, ma non si... Inchialo. Mi mancava che tu trattavi la tua community con la frusta. Non è una frusta, perché ho letto. No ragazzi, no! No! Ecco, io là. La mia la tratto con la fusa. Con la fusa? Con l'efusa, razza di ignorante bastardo. Lee Sharon! Bro, fa schifo. È veramente brutto. Ma l'hanno cioè, facciamo qualcosa di esageratissimo. È brutto e poi viene umiliato da Super Gogeta quando... 4. Sì. Quando ho preso la sua statuina ho detto vaffanculo. È troppo complicato. È proprio brutto. Direi non mi piace. Suga Mario, non lo Suga so. Suga Mario, no? Io lo metto a Kiki, dai. Ma perché? Cosa ti ricordi di lui? Di lui? Il tuono del drago. Che infilza e poi fa... Thunder! Va bene, Kiki per il tuono. È sempre meglio di Kuiku e Kaioshin. Però Regum era violentissimo. Bello Regum. Regum è stata forse la prima cosa violenta che abbiamo visto della violenta serie. Violenta e anche comica. Lui è un personaggio di... Dragon Ball da piccolo, però con gli steroidi. Lui massacrava pure i bambini. Non gliene fottevo un cazzo. Sì. A me piace, lo metto a Boruto. Sei d'accordo? Boruto, sì, assolutamente sì. Ma che è Paiguan? Sì. Paiguan. Mi è sempre sembrato. Ho messo pochi neri, quindi metto Paiguan, che non è nero, però è un alieno, È stato diverso, visto che gli alieni, i neri
rispetto ai bianchi sono diversi come etnia. Lui ha detto espandiamo questo concetto e mettiamo un alieno che si appropria della cultura almeno vestiaria degli indiani. Guarda, porco Dio, che è difficile. Cioè, io prendo le distanze per sicurezza. Fate quello che volete con quest'uomo che si vuole rovinare con le sue mani. Ma che rovinare? Ho detto la verità. Sì, sì, ma sei stato anche bravo a spiegarlo. Bravo, Marco, bravo. Come smerdarsi in non ho mai secondi. Non ho mai sudato così tanto. Vai Juan, lo mettiamo in B, non lo voglio più vedere. Ma che dici? In A lo puoi mettere? No, in Kiki, Pai Juan. Dai, Pai Juan è un figo della Madonna. Però effettivamente quando vede Kid Buu gli dice: ehi, come stai? Non ha capito niente. Sì, sì, quella cosa non mi piace. Paragus. Paragas, che... padre di Broly. Sì, che in realtà questo è quello di Z, che... quello canonico che muore per colpa di Freezer non è male. È figo. Però pure è un cessazzo, lui è vero cattivo. Ma facciamo finta che è quello di Super. Sì, Boruto. Boruto, sì, è figo lui. Pan! Pan mi sono visto... Bro! Bro! Oh yeah. Ma che fai? Tanto lo sucano tutti a Garlic Junior. Ma che fai? Grazie Laser Trowel, grazie mille. Ma che cazzo mi colpisci? Ma stai zitto che hai capito benissimo. Mi sono visto un sacco di Dragon Ball GT per poter dire che Pan non l'hanno per niente rappresentata negli hentai. Questo volevo dire. Come cazzo si chiamava questo del fiocco rosso? Generale Blu. Sì. Che ne pensi? Non guardare la chat. Non guardare la chat. Sai benissimo cosa stai andando a cercare. Cosa ne pensi di General Blu? State calmi voi. Allora, Blur... lui era pericoloso, eh. Lui era bello cattivo, cattivissimo. Lui era cattivissimo, però era cattivissimo nel mondo dei bambini. Minchia, bro, a me piaceva. Era pericoloso. O A o B. Dai, mettiamolo in Boruto perché io non sono d'accordo. Dici? Non l'ho vissuto così tanto. Ok. Ma come Kaioshin in Sukamaru? Kaioshin è un po' mio padre. No, no, Riccardo, lascia stare. A. Ma se sicuro B. Il generale vuoi metterlo in A? Lo faccio era per te, bello importante. Dai, dai, lo faccio. Ma parlane un po'. Allora, Joilo, grazie per i 5 mesi. Lui non solo è... no, non è solo un soldato. Lui aveva anche delle tecniche. Aveva la tecnica... dell'ipnosi e la usava in maniera orribile. Lui spaccava il culo. Lui è morto perché Tai Pai gli ha, con la lingua gli ha colpito qui. Ma veramente? È morto. Tai Pai era un mostro. Era un mostro. Ed è stato bello che far vedere che i mostri muoiono solamente grazie a mostri più mostruosi. Dai, lo mettiamo in A. L'unico personaggio uscito benino da GT. Perché lui aveva una coscienza. Sì, perché era la quarta sfera, quella di Nonno Gohan. Bello. Boruto, sì. Dai, se lo merita solo per se questo. Se lo merita, sì, aveva una coscienza. Non mi ricordo l'unico che si salva. Il porcellino. Allora, fra i viewer. Allora, intanto comichissimo. Comicissimo quando era piccolo. Sì, Goku. Sai, è simpatico. Io una bella aia la darei. Perché lui diventa viewer. Però non saprei, forse B. Mettiamolo in B, bro. Mettiamolo accanto a... Va bene. Nappa! Bro, a me Nappa comunque ha combinato un disastro. A te lo so che non è piaciuto come Raditz. Però era furia fatta... Nappa non solo era fortissimo e violento, ma è servito anche come righello per Vegeta. Perché quando tu vedi che è così tanto... grande... No, vabbè, c'è una donazionona di Graxi. Uno, due, tre... 5 abbonamenti. Grazie. Mua. Bentornato nel mio cuoricino, bro. Grazie. E non scrive mai. Mi fa rosicare. La devi smettere. Tu devi fare ste facce di minchia. Mamma mia. Gli do il pugno e mi fa così. Vergognoso, schifoso. No. Grazie ancora. Perché no? Grazie, Graxi, grazie ancora. Ci vediamo stasera. Ci sentiamo stasera. E... oggi faccio Made in Abyss, se sei interessato. E anche Fall Guys, forse. Vabbè, e anche Pokémon. Vabbè, dai. Lui va bene in Boruto. Boruto, Nappa? Dove l'ho messo? No, ah no, forse A. Dove è finito Nappa? Non lo so. Mi è caduto. Dove cazzo è Nappa? Mi è caduto Nappa. Mettilo in... Ma se lo trovo. Vabbè, quando lo ritroviamo io lo metterei in A.
È tipo il sesto. Ah, vero. In A? Lui è anche Righello per Vegeta, è importante. Dende. No, non è Dende quello, quello è Nail. Ah, è Nail. Sì. È servito per la fusione in Dio, Nail. In più era bello... orgoglioso. Secondo complementare me un... a piccolo. Sì. Boruto, secondo me. Sì, dai, un eroe di Namek, è stato importante. Sì. È uno dei pochissimi con cui Goku si è complimentato. Goku alla fine gli dice: il mondo è salvo grazie a te. Alla fine di Majin Buu. Io lo metto in S. Allora, io pure lo metto in S, ma vorrei parlarne di più. Mister Satan è splendido. Quello che voglio dire io è che semplicemente molti personaggi ridicoli di Dragon Ball che si credono chissà chi mi causano fastidio. Lui no. Lui trova sempre il modo di aggirare la stampa e abbindolare gli umani. Ha veramente paura, è divertentissimo quando ha paura, ma soprattutto è colui che ha convinto la malvagità a non, la, a non esserla più. Ora va bene che Majin Buu ha rischiato tutto. Majin Buu grasso ha assorbito e Kid Buu che assorbe. No, però Majin Buu si è diviso grazie a Mr. Satan, che poi combina un disastro, però sono riusciti a capire il cavillo grazie a Mr. Satan, no, ma sì. È un personaggio chiave, determinante. Totale. Padre di Videl, tra l'altro. Kid Buu, protagonista di molti hentai. Kid Buu è l'originale dei Buu. È l'originale. Kid Buu è l'originale. È il primo Buu creato da Babidi. Secondo... anche se non si vede, lui sa assorbire. Secondo... infatti assorbe me... Kaioshin. Sì, infatti inizia lui ad assorbire. Secondo me come design e diventa più debole ironicamente. Sì. Perché sporca la malvagità con della bontà. Esatto. Come design mi piace un sacco. Sembra un cazzo d'alieno. Sì, mi piace troppo. È il fatto fortissimo. Che si allunga. Vabbè. L'originale Gomu Gomu no era lui. Gomu Gomu no? Ah! Sì. Ah sì, prima di. Sì, certo. Ma vero? Ma certo. In più Majin Buu era il Gear 5 praticamente, per chi ha visto. Ops, vabbè. Vabbè. OS. Questo è Majin Buu, quello di cui si parla quando Babidi lo vuole fare però schiudere. Bro, minchia, non ha nessuna personalità, è solo cattivo. Arriviamo in un punto dove sei schifo, sei un embrione di merda. Non so che dici. Fai cagare, sei un viscido verme, sei ripugnante. Dove non so, poi io minchia in questo punto. Sì. S vuol dire che è profondo, ma non lo è. È solo cattivo in un anime dove non si è solo cattivo. Allora mi sa che ho capito chi mettere in S parlando di Majin Buu. E forse manco la gli darei. Bro, lui già molto più profondo, sì. Me ne parlava Jeff ieri. Ti trasformo in un cioccolatino, adesso ti mangio. Ma che paura è? Ma che paura è? Tu ti trasformo la sai la censura che hanno fatto nell'anime? No. Preparati. Questa cosa nell'anime. Hai presente l'anime quando incontri il bambino cieco? Sì, certo. Che gli cura la cecità. Gli cura la cecità, sì. Oh, che sei bello come io bello. Perché era ancora cieco, non lo vedeva. Allora, siccome è stato l'unico che gli ha fatto un complimento, lo cura. E poi Majin Buu se ne va perché è contento e gli ha detto bello. Nel manga lo trova, gli cura la cecità. Lui gli fa complimenti, tu sei bello perché sei gentile, sei un signore gentile, lui fa veramente, allora ti curo la cecità, gliela cura e fa, tu sei bello, ma non importa che sei, non me ne frega, sei grasso, tu sei bello perché sei stato gentile con me, ma Majin Buu fa, ah, veramente, se ne va facendo saltare in aria la città con Bimbo dentro e fa, sono bello. Ma veramente, ma è tutta un'altra cosa. Ed è esattamente come Majin Buu, non gli interessa l'empatia, ma solo il ricevere, però riconosce che è una cosa bella, però la fa esplodere lo stesso la città. Bellissimo. Fighissimo. Ma vogliamo parlare, penso che sia incastonata nella memoria di tutti, la casa di Majin Buu. La casa, il... Questo è dove faccio il bagno. Era l'ombricone. La cosa gigantesca bianca con i buchi, sì. Ma poi mi piace che Majin Buu è diventato anche un insulto fra magre e ciccioni. Ma non fa. Ma veramente? A me Majin Buu me l'hanno detto molte volte. Te l'hanno detto Majin Buu? Sì. No. No, ma è vero. E per questo dovrebbe stare in personaggi brutti, secondo me, Majin Buu. No, stai in S. È molto grasso. Ci penso io. Va bene.
Allora, penso che questo voglia dire Super Buu, eh? Quello era quello che prende Gohan. Sì, però non vedo Super Buu. Ma non saprei, bro. No, 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 penso che Job abbia sempre messo Super Buu, è sempre Super Buu. Ah, ok, è Super Buu. Sì, è Super Buu, è Super Buu. A me piaceva la sua parte adulta. Sì, io ricordo molto. Ma è cambiato qualcosa nella schermata della musica? Allora, secondo Dragon me Dragon Ball, però sarà una theme. Dici che è Dragon Ball? Tolgo questo. Questa qua sarà una schifezza tipo di Tapion o di quelli là con i turbanti. Vabbè, metto questa. Decisamente metto questa. Allora, Super Buu me lo ricordo per il per lo sterminatore umano. Quando gli dice, ah no, però devi metterci un sacco di tempo per fare queste cose. Fine, li ammazzai tutti. Quello è stato pauroso. Lui è uno che si applica a livello di intelligenza. Si vede che è un primitivo, però comincia a ragionare, anche senza assorbire nessuno. E poi comunque assorbe il più forte di Zeta, perché Gohan Supremo è il più forte di Zeta. Comunque, se non sbaglio, ragazzi, correggetemi se sbaglio, perché questo è importante. Kid Buu, comunque, un risentimento di attaccare Mr. Satan ce l'ha avuto. Ce l'ha avuto. L'ha avuto per un momento, per un attimo, e poi ha detto no, fanculo, lo faccio. Però ce l'ha avuto. Questo significa che, oh no ragazzi, sto parlando di Kid Buu. Quindi non era, non lo so, è strano. Minchia, io questo non me lo ricordo. Non ricordo, sì. Che pregio è che assorbe Gohan? È incredibile. È incredibile. Riesce detto a di sì. Vabbè che Gohan, forse per questo me lo dici, che Gohan è un po' un cretino. No, ma in realtà tutte le volte che assorbiva gli altri non cambiava niente a livello di mentalità. Ed era quella la cosa figa di, ad esempio, Cell, che aveva tutti dentro. Tranne Majin Buu. Tranne Majin Buu. Non lo so. Lo metto in A? Più guardo Kid Buu, più vorrei metterlo in B. Facciamo così? A, Super Buu e B, Kid Buu. Sì. Popo, minchia. Popo bro va su personaggi brutti immediatamente, perché non solo è grasso, è anche molto scadente a livello di vestiti, perché se sei grasso in quel modo non puoi scegliere un gilet così stretto, in più, e questo proprio la butto lì per i veri fan, 4Kids Entertainment, che è un canale d'animazione di ridoppiaggio animazione americano. No, questa cosa non so se la sai. Forse la so. Popo è il migliore. Grazie per i 100. Non gli è piaciuta la cosa che lui fosse nero, perché diceva che era una. E l'hanno fatto blu Popo. Me lo ricordo. Ma come cazzo hanno fatto? Che schifo. Il fatto è che i neri non è importante, cioè, devi chiudere quella cazzo di bocca. Non ti riesce nemmeno. Stavo per dire che i neri, non è che se li rappresenti così li stai offendendo. In più nessun nero è fatto in quel modo là, è palesemente un alieno, lui è una creatura strana. Ma penso che è solo nerissima. Penso che il razzismo sia in quelli là che l'hanno reso blu. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma non penso che loro l'abbiano fatto. Personaggi brutti però, bello grasso come personaggio. Ma io lo metto in Sugamario, perché io ogni volta che arriva. No, dai, no, lo metto anche in importante. Kiki. No. No, mi dispiace. Dai, ogni volta che arrivava Popo io ero contento. E perché lo metti in Kiki? Boruto. Forse pure Amea. Ma non lo metto sopra Yamcha. No, ma che dici, bro? C'è sempre stato Popo. No, è importante. A te interessa sta cosa del c'è sempre stato? Allora, o lo metti in personaggi brutti o in Boruto. Dai, effettivamente loro due stanno bene insieme, ecco. Anche con questi tre, dai. Tai Pai. Non Cyborg. Lui è... lui è il male. Mi faceva veramente paura Tao Pai. Veramente paura. Ci sono stati dei brutti fight contro di lui, eh? Ne ha fatti un macello lui. Il Giappone è stato da sempre un paese fortemente conservatore. Poco oggettivamente una presentazione che arriva. Vabbè. Uno dei pochi cattivi veri. Lui è veramente cattivo. Io lo metterei in A. Ok. Hai detto Kai? Ok. Chi cazzo è questo? Questo è il maestro di Dancing. E quell'idiota. Dove lo mettiamo?
Boruto. Veramente, mettiamolo a Kiki. Ma che cazzo è, dai? Minchia, bro, lui crea il Dodonparei. Ah, è lui il creatore del Dodonpa. Il Dodonparei, che invece di essere una cosa che ti spinge come la Kamehameha, ti vuole uccidere, ti perfora. Dodonpa. Slug. Bro, fai quello che vuoi a Slug, veramente. Bravo. Pam da grande. Non penso sia Pan. Pam da grande, quindi io Pam da non grande. Non è Pan da grande. C'è un hentai bellissimo. Non è Pan da grande lei. Ah, vero, è l'amica di quello. È la fidanzata di Trunks del futuro, che è pure la compagna di Pilaf. C'è un hentai disegnato a matita. Vabbè. Suo, si chiama Mai. Suo è di Yamko, bro, bellissimo. Fica, 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 fica. La metto in Kiki perché è l'unica persona con cui può stare Trunks nel suo mondo di merda di solitudine. Non c'è neanche bisogno di dire niente. Bellissimo, dall'inizio alla fine è bello. Bello anche il richiamo a Super. In Super, sì. Veramente azzeccato. Mi piaceva un sacco, quegli episodi erano proprio bellissimi. Lui si era accorto che Goku era forte, lo allenava, era bello, era romanticissimo. Sì. Lui veramente niente da dire. Bello nel torneo. È Dragon Ball. Jackie Chan, lui. Jackie Chan, sì. Quando era piccolo e si vestiva da Jackie Chan. Non quando era piccolo e si vestiva da Jackie Chan. Quando era piccolo Goku. Ah, sì. E lo affrontava come Jackie Chan. Mm-mm. Il creatore della Kamehameha, cioè non ho bisogno di dirlo. Che cazzo è questo? Non lo vedo. Ah, Lupos. Lupos, personaggi brutti, bro, dai. S, senza alcun dubbio. Anche allora, io lo metto ad S, Krillin. L'umano più dignitoso di tutti. Tra l'altro è anche quello più longevo, sì. Penso l'umano sia più forte. Penso sia più forte di Tenzin, sì. Poi comunque lo score che prende con C18, giustissimo, secondo me ha fatto salire sul morale a tutti i bassi del mondo. Come sappiamo, i bassi sono inferiori rispetto agli alti. Mentre invece Krillin in altezza sono inferiori rispetto agli alti. In altezza. No. E basta. No, socialmente parlando, bro, quando vedo un basso dico. Anche gli alti hanno i loro problemi, eh. Sì, però veramente inferiori. La smetti di scemare, per favore. Chi? Tutti quanti. No, ma i bassi vedi che sono più carini degli alti. Gli alti sembrano. Figlio di puttana! Ma non è vero! Sì. Sono più carini. Figlio di puttana! Sono più sei carini. Un figlio di puttana! Grazie, grazie mille. Sono più piccoli. Non sono è finito. Figlio di puttana! Sei un figlio di puttana, Marco Merlino! Sei un figlio di puttana! Sei un figlio di puttana, Marco Merlino! Sei un figlio di puttana! Vabbè, che lì è un bel personaggio. Record. No, fica, no. Fica, quella fica, stranudice fica, diventa fica, buona fica, e cattiva. Fica, sono fica, gli entai. Allora, fica, non voglio fica, sembrare sessista. Però hentai gay di Dragon Ball ne ho visti molti e non sono così belli. Ma con le donne sono sempre bellissimi. Dici, a livello di hentai Dragon Ball c'è più roba per eterosessuali? Sì, assolutamente. I gay sono bruttissimi. Possiamo parlare della storia... Non gay, legge non un drogato di gay. Merda? Sì, Marco stava dicendo legge che il genere gay di Dragon Ball è poco curato. Gli è uscita una frase del sì, cazzo. Sì, i gay non sono bruttissimi. L'hentai gay di Dragon Ball sono bruttissimi. Esatto. Gli yaoi, se vogliamo essere tecnici. Datti una cazzo di calmata deficiente. Che ho fatto? Questa qua non so dai, manco chi sia. Chi? No, man bro, lei è Lunch. Che vuol dire Lunch? È il suo nome. Ah, si chiama Lunch? Sì. Mi chiama, sei proprio un esperto. Che cazzo è? Re Vegeta. Che sfigato che è questo. Un vero coglione, non ha creduto a Bardock. Bro, chi è sto stronzo? È un idiota. È veramente la rappresentazione di tutti gli altri Saiyan che sono morti con lui. Minchia bello lui. Al Satan penso si chiami pure lui. No, lui era Yammer. Vero? Sì, io mi ricordo che in qualche posto li ho visti chiamarsi uguali. Lui in Italia hanno combinato un bordello. Lui bro, bellissimo. Simpaticissimo. Che... Ah, là. Bellissimo. Sì. Il giudicatore. Molto, molto simpatico. Raccolto. Lui è il re Vegeta di Freezer. Con la differenza ha avuto un pochino più parola, ma sempre un idiota sfigato. Non riesco a capire quanto sia forte, perché doveva essere più forte di Freezer. Con uno o due colpi muore. No, con uno. Due. Sì, la spallata è il... È il colpo energetico. Veramente ridicolo. Schifoso. Accanto a Re Vegeta. Ciao Pumpalas! Grazie mille!
e ferite sociali palesemente apertissime, dono il mio supporto a te, Mario. La speranza che Marco risolva le sue ferite sociali palesemente apertissime. Di che si parla? Grazie, Pumpalas! No, grazie mille! Se sta parlando di bassi, io sono alto, sono a posto. Faccio di nuovo F5, Job. Ci sono? Dici, dobbiamo mettere pure i bassi in personaggi bruttissimi? Ok, continuiamo. Bro, qui Dragon Ball stava delirando. Sì, mi fanno tutti cagare, dal primo all'ultimo. Non so cosa dire di questo, non so, secondo me sia... No, lui può essere su personaggi brutti, bro. Lui non ha... Ma anche lui, dai. No, bro, veramente. Lui si salva perché lui, gli ha dato me la un spada. Po', secondo me lui, Susuka Mario, se non Kiki ci sta perché è molto più razionale di... Kaioshin. È comunque un personaggio di supporto. Lei... Boh. È una lei? Mi sa di no. Ah, no, lui è quello là... Tu vedi un culo ed è una lei, della eh? Prima... Poi sono io che faccio schifo. Ma stai zitto, è la prima... La seconda saga di Dragon Ball Super. Lui c'era quando gli sono sfidati i due universi. Sì. Il 6 e il 7. Forza. Forza. Sì, la Forza, se non sbaglio. Forza. Iago si chiama. Iago. Molto diverso da Forza. Vabbè. Puoi chiudere quella merda di Pokémon Giovanni? Tra l'altro avevi detto che ti piaceva la Zeta, quindi probabilmente l'hai fatto per questo. Chiamarlo Fozza, dico. Grazie. Non era un ringraziamento, non era un complimento. Ma chi cazzo lo conosce, dai? Parliamo di uno serio. Il supremo prima. Merda. Bro, lui è Super Saiyan. Rappresenta troppe cose. Eh sì. Tra l'altro mi è mancato tanto quando non c'era più. Merda, sì. Lui è la parte razionale di... Di Junior. Junior. Al tempo si dividero lui e Al Satan. King Piccolo. Lui è la parte buona di King Piccolo. In più, lui è quello che dice che vengono dallo spazio. Lui è quello che crea le sfere. Che guarda il mondo. Mi piace un sacco come personaggio. Sì. Ha anche una grande importanza. Kefla! Parlavo di Kefla, dai. C'è veramente poco da dire di questi personaggi, perché si sono sviluppati in fretta e furia. Mi piace molto il suo modo di agire, le sue onde d'aura, perché sono delle fruste. Pure a me. L'ho proprio detto questa roba qua. Il gameplay mi piace. Le fruste sono aura, non so neanche. Sì, lei sì. Pensa alla sua aura e l'aura fa così. Sì, ti fanno male proprio. Ti fanno male. Bello. Sì, quello bello, però... Mi è stato un po' sul cazzo, ti devo dire. Ho goduto quando Goku gli fa la migliore Kamehameha della storia. Sono per d'accordo. Ka! Se mai abro l'ultima... Ah, vero, è A. L'ultima sillaba, là, sì. Cacca. Mamma mia, che antipatico che diventi. No, bro, è che veramente stai facendo una di artisti Dragon Ball e fai cacca. Ma vattene a cacacare, bro. Per la sliding Kamehameha. Esatto. Vabbè, dove lo mettiamo? Su Kiki? Che scivolone, Mario. Sì, questo sta facendo il porco dall'inizio. Bro, io chi ha disegnato questo coso non aveva più voglia di fare. È effettivamente un po' strano che sia così semplice e così forte. L'ultima frase che dice è: quindi questo è il potere dell'universo 7. Il potere della fiducia. Ma pure voi vi fidate fra di voi. Sei tu che sei un buco di culo. È vero. Non mi piace per niente. Mi vogliono tutti bene agire. Lo metterei su Suka Mario. Veramente un pezzo di idiota. Lo metto su Kiki perché ha deluso anche a me. Però è fortissimo. Va bene. Zamasu. Secondo me è il cattivo più bello di Super. Come motivazione, intendi? È il più cattivo, è un cesso. Lui odiava gli umani. Zamasu è un cesso. Lui odiava gli umani perché lui aveva anche... Comunque diceva cose giuste anche. Si è creato una sorta di complessi razziali, politici. E cospira contro il suo maestro. Ha fatto che un piano incredibile. Ha fatto un bellissimo piano, sì. Io una A gliela darei. Una A? Minchia. Zamasu unico cattivo decente, una mezza rottura di coglioni. Io lo metterei in B. B? Sì, no, perché bro, in A... come Zarbo. Dai, in A c'è Super Buu, c'è no, Tao bro, Pai. Mettilo in A. Lo metti accanto a Tao Pai, Zamasu. Sì, bro. E accanto a Nappa. Sì, bro.
È di Super, è una delle poche cose dignitose, una delle pochissime. Ce sono due, una di queste è lui. Prendiamolo come... A me Gianemba come design piace troppo, bro. Come design sì. Revenire, è il miglior film forse di Dragon Ball Gianemba. Non saprei. A me quello di Bardock è piaciuto un sacco. Quello di Tapion, quello di Bardock, quello degli androidi dal futuro. Qua si scopre il Super Saiyan 3, appare Gogeta. La sua prima trasformazione è divertentissima. Bella. Bello. C'è Piccolo che intanto deve dire le parolacce per rompere il muro. Ah, vero. Che strana quella cosa. Io lo metterei a Buruma. Mario, docce, eccetera. Mario, nonostante il mio lavoro notturno di merda, torno sempre per te. Grazie, caro. Tra l'altro sono appena tornato, quindi mi fai godere. Smetti di fare. Ogni volta che ringrazio mi insulti a bassa voce. Videl e Gohan assieme. Bro. Guldo! Non esiste. Non ho mai accettato che si vestissero in quella maniera. Sono però ridicoli. Era un adolescente. Sono ridicoli. No, però era vanno all'università, vanno all'università. No, aspetta, bro. Parliamo un attimo. Qua abbiamo un tizio che dopo che salva il mondo resta senza papà, deve badare la sua famiglia, è un po' il friendly neighborhood Spider-Man di Dragon Ball. Su forse Kiki almeno. Dai, io gli darei pure una B. Senza tralascia Videl, però lui è che si prende un po' questa cosa qua, secondo me è bello. Cioè, io lo giustifico, poi che fa il coglione, ok? Va bene, il massimo che posso chiederti, mi sa. Suga Mario, per compromesso. Bro, Guldo ha uno dei poteri più potenti di Dragon Ball. E non sì. So perché non ne parla nessuno, solo perché è brutto. Sì, però, diciamo che ha è il lo potere sfigato più della squadra Genio. Ma basta tipo una forchetta per tagliargli la testa. Però nessuno nell'universo controlla il tempo. Nessuno. Se non Bulma. E non può neanche farlo come fa lui. Però non penso che lui potrebbe controllare il tempo con forza quando è sotto sforzo da contro qualcun altro. Penso che se avesse incontrato Cell lo avrebbe battuto Cell. Certo. Perché comunque lui ha la telecinesi. Stava per impalare con due tronchi affilati Gohan e Krillin. Ma Cell non verrebbe neanche scalfito da una cosa del genere. Forse Boruto già saresti molto gentile. Però io lo voglio mettere con Recom, perché non penso che abbia così tanto di diverso da Recom. Okay. Come figaggine intendo. Sì, hai ragione. A me... Come cazzo viene? Hit. Allora, per quanto è palesemente un cazzo viola la sua testa, a me piace molto come design. Goku. Non sembra... Ammazza Goku? Sì. Lo uccide? Lo uccide, sì. Minchia, anche lo ricordavo. A me piace come design, non sembra neanche di Dragon Ball come personaggio. È vero. Tra l'altro è dell'universo 6, dove stanno gli altri Saiyan. Un bel implemento. Sembra il Cell dell'universo 6. Io lo metterei a Boruto. Va bene, deciso. Nonno, minchia, da dove tutto inizio. Vabbè, dai, mettiamolo in S. È stato commovente e pauroso quando si è scoperto che lui è stato ucciso da Goku. Vero, da Uzaru. È stato ucciso da Goku, è stata tremenda come rivelazione. Quando poi lo incontra, che era morto, aveva la maschera. È proprio una leggenda quest'uomo. Tra l'altro lui è il miglior amico di Maestro Muten. E Maestro Muten lo vede che Goku è lui. Gli ha dato tutta la sua umanità. Cioè e tra l'altro non è che Goku ha battuto la testa e basta. Goku era irascibile, iraconda e Saiyan da piccolo. È merito di Son Gohan. Però ha anche avuto il trauma, bro. Il trauma l'ha avuto, ma lui secondo me ci ha messo del suo. Lui ci ha messo del suo. Certo. Lui lo ha educato. Poi aveva l'handicap del bernoccolo, è vero. Però secondo me ci sono tanti meriti in quest'uomo. Nonno Gones, sì, sono d'accordo. Bellissimo. Lui mi sta sul cazzo pure a me, dall'inizio perché, alla fine. Ma lo sai perché? Perché in tutte le è fan un art Kaioshin idiota. Ma più in chef. Tutte le fan art e cose gli danno i livelli di potenza. Vero. Ma che ne sapete? Mi state sul cazzo. Smettetela, non si sa nulla di questo tipo. È un maggiordomo. Personaggi brutti. Via. Che muoia. Gotex. Bellissimo, S. È la migliore delle fusioni in generale, secondo me. Bellissimo. Tutto è iconico di sto personaggio. Tutto è rimasto nella è testa di tutti. È troppo fico. È divertente.
Sì. Ed è quello che stava iniziando a mancare in quella saga. I fantasmini, la pallavolo, la super donut. Sì, sì. Tutti gli attacchi che aveva erano giocosi. Super Ghost Kamikaze Attack! Che figo, ma com'è il papà di Whis? Sì, perché ha creato lui gli angeli. Ah, sì? Sì, sì. Quindi ora invece di essere su personaggi brutti è su Sugamario. Dai, no, non lascialo stare. Gogeta. Gogeta io lo metto in Boruto. Non mi ha mai convinto. Non ha mai detto niente. Mi sembra solo soltanto forte. Irascibile e forte. È per convincere i ragazzini che gli piacciono le fusioni e i poteri. Vegetto è di gran lunga. No, è un'altra figo. Cosa. Io lo metterei pure più basso, però va bene Boruto. Minchia, quando l'hanno annunciato per Fighter, tutti... Oh, ma di che cosa state parlando? È il fatto che l'avete visto fare quella cosa in Gianella. Bella quella. Però non è non lo so. Lord anonimo tantissimo. Black Goku! Ah sì, non ti piace? Bello il fight. E Zamasu, ne abbiamo già parlato. Va bene, Kiki, dai, va bene. Il fatto sia Black Goku fa schifo. No? Capito, è questo il punto. Potete smetterla di... Dai, mettiamola accanto a Zamasu, perché sono la stessa cosa. Va bene, stronzo. Non sono stronzo. Goten. Goten secondo me è da mettere accanto a Trunks. Qua quando si stava... Sì, certo. Questo è... Qua è, dice... mi sto a trasformare, sì, vabbè. Oh, porca... Non lo so, bro. Gohan. Bro, questo Gohan qui... Non mi piace per niente, sai perché? Perché questo Gohan qui è Toriyama che dice... Minchia, mi sono scordato che effettivamente lui era il più forte di tutti. Va bene che dopo dimentica la sua via... Ma il fatto che appena si sblocca ricomincia a essere più forte di tutti, io non l'ho accettato. Perché la scusa di quando era piccolo la capisco, che è stato sfruttato dal padre, non ha mai voluto combattere, quindi la rabbia di Saiyan ha un altro gusto. Ma sta merda non ha senso. Tra l'altro lui è il personaggio più forte di Zeta, ma non risolve nulla. Anzi, si fa stupire da dietro. Ciao Mario. Ciao Marco. Colgo questo spazio per chiedervi se 10 anni fa Marco sarebbe andato a vivere con Mario e viceversa. Flaminia, sei bellissima. 10 anni fa non ci conoscevamo. Io e Marco ci siamo conosciuti nel 2013. Facciamo... Che cosa era quella cosa del pompino? Scusa un attimo, bro. Dimmi tutto. Hai fatto la cosa del pompino? No, stavo veramente facendo... E che era? Ti giuro che non stavo facendo niente. Comunque, Mystic Gohan lo metto in Boruto. Bravo, ed è già assai. Cioè, si fa fottere da Majin Buu, che è l'essere più forte della Terra. Dov'è? Oh, aiuto! Ma vaffanculo. Tutti ma senza sei combinato? Il brutto. S. Madonna. Madonna, che fico. Madonna, è un mostro. Tra l'altro... Non è nemmeno propriamente umano, secondo me è 60% Saiyan. Chi è? Boh. Ciccio? Maybe. Potrebbe essere tornato Ciccio. Una giornata di ritorni! Controllo io, Mario. Mi ha fatto soltanto girare per avere il dito medio. Gohan è... Poliquiz è una merda. Vabbè, ma andiamo tutto a puttare. Smettetela. Adesso. Va bene. Allora, faccio una piccola scrematura. Metacooler. Ah, c'è Broly. Mi metto accanto. No, Bio Broly no. No, no. Bio Broly no. Chi è? Ma non si sente più niente al gioco. È chiarissimo. Boh, io sono appena tornato. Goku piccolo. Beh, si è iniziato Dragon Ball. È proprio Dragon Ball lui. Te li ho messi accanto. Allora, lui è meglio. Non è che lui è meglio. Lui è un personaggio. Esatto, perché ma questo qua è soltanto incazzato. Bro, questo personaggio qua è il più sopravvalutato di tutto Dragon Ball. La sua motivazione è merda. Il fatto che sia grosso è solo per far contenti i fan che non hanno idea di Dragon Ball cosa sia. Per me è Kiki, Broly, fa schifo. Piangeva
Goku nella culla accanto e lui si è ricordato che si chiama Karot. No, non ha senso. Da un pianeta boh. Alcun senso. Come veramente se fosse l'unico bambino schifoso nella culla dove c'aveva il bambino accanto veramente che piangeva. Lui. Ciao Paccione. Lui utilizza la. Ciao Paccione. Grazie per l'abbonamento. Lui utilizza la formula per fregare i fan di Dragon Ball, ovvero ti piacciono come sono diventati forti tutti quanti. Ah, ce n'è uno super più forte. E bro, Dragon Ball non è questo. O comunque non deve solo essere questo. Broly così è solo un'esca per i fan e hanno abboccato tutti. Io quando l'ho visto, quando il film l'ho visto, ho detto fa schifo. La motivazione qual è? Che lui è nato a culo più forte degli altri e che Goku piangeva. Mi dispiace, merda totale. Ci tengo a ridire a Paccio che gli voglio bene, che sono 18 mesi, che sono tantissimi. Quello di Super è bello bello. È bello bello, tra l'altro ha una faccia timida, è iracondo pure lui, però non mi piace la cosa che comunque da Super Saiyan supera tutti quanti in tutti gli stati. È Boruto. Vabbè, lui è fortissimo però. Io lo metterei in A, eh. Decido. Lo amo. Goku. Beh, e che dobbiamo fare? Goku è bello in qualsiasi forma. È proprio un'estetica che è diventata. Quella è DGT. Se non sbaglio. Sì. A me GT fa tutto cagare. A me è piaciuta l'intenzione di GT, ovvero di renderla un'avventura come quella che era tempo fa. Ma secondo me non ci sono riusciti. No. Anzi, tutti i design fanno veramente schifo. Goku. Semplicemente il migliore. Goku. Poi minchia, Goku era quello che faceva la Kamehameha, bro. Figo era. Jill! Bro, per me questo robottino poteva morire e non mi sarebbe interessato nulla. È una spalla comica, non fai un cazzo. Garlic Junior, il più figo. Un namecciano albino. Allora, mettiamo Sugamari. Basta. Ma che cazzo è? Dai, Marco, che fine ha fatto manca il segnale? Marco, che fine ha fatto manca il segnale? Non lo so. Dai, Garlic, non c'entra un cazzo. Bellissimo. Muoviamoci. Questo lui è Frost. Frost, messaggi brutti, però ha dato un senso. Frost, il senso è ha che fatto capire che Freezer è il più cattivo dei suoi antenati alter ego degli altri, degli altri universi. Quindi secondo me Sugamario ci sta. Dai. Se non Kiki, vabbè. No. Dodoria, bro. Io lo metterei in A, Dodoria. Spiegami perché. È uno dei cattivi più belli. Tra l'altro ha anche una valenza nel film di Bardock. È quello che mena Bardock e tutti i suoi amici. È la guardia di Freezer. Io sottoscrivo, bro. Tipico soldato di Freezer. Anzi, e perché è migliore di Zarbon? Bah, Zarbon sta a B. Allora lo metto accanto a Zarbon. No! Ti piace il suo nome, bro? Dodoria, ma vogliamo scherzare? È una capriola per la lingua. Sì, ma non puoi metterlo una tier superiore perché e allora mettiamo Zarbon e Dodoria nella A. Va bene. E vai. S. Subito, bro. Il migliore cattivo di Dragon Ball. Io quella posa là voglio morire in quel modo. Freezer è la cattiveria alla Riccardo III di Shakespeare. È quanto sono cattivo. Quanto sono cattivo, mi piace. Hai visto Black Freezer? Sì, da te. E sai com'è diventato Black Freezer? No. Golden Freezer l'ha fatto allenandosi 4 mesi. Black Freezer è entrato nella stanza ospedale del tempo 10 anni. Ah sì. Quindi ma è più forte adesso di tutti. Ha dato un pugno a Ultra Ego Vegeta e l'ha messo KO. Un pugno. Ma perché l'hanno lasciato in vita? È cattivissimo. Per fare soldi, bro. La gente legge Freezer e esce fuori di testa. Io incluso. È veramente il Broly per chi amava Dragon Ball quando era bello. Comunque il design è perfetto. Perfetto. È l'alieno. È perfetto. È l'alieno cattivo. Ah, ma qualcuno mi spiega perché è uguale a Beerus. Dispo. È della sua specie, certo. È della sua specie. Certo. Però sono di universi diversi. Sì. Dispo. Lui è veloce. Molto veloce. Lui è il più veloce, se non sbaglio. Sì, è velocissimo. Kiki, ma che cazzo. Sì. Cooler. Metacooler. Metacooler mi ha sempre saputo così insipido. Sì. Poi diventano mille se non sbaglio. Sì, nel film, sì, e poi diventa gigantesco.
Non è che diventa gigantesco, è che lui si è fuso con un pianeta e queste sono sue estensioni. Ne è una mech. Ma non mi è mai piaciuto. Ma chi è Kiki? Kiki, e siamo stati buoni. Sì. Minchia, a me Darbura piaceva, bro. Sì, bro, ma non puoi essere il signore degli inferi e la farti trasformare in un cioccolatino, dai. Sì. Sono il signore delle tenebre, sei il signore dei rincoglioniti. Sì, è strano. Guarda il lo volevo più dignitoso. Però a livello estetico è veramente fico. O B o C, secondo me è B. Sì, è bello. Dende è un figo. Dende ha salvato tutti. È un fan prodigio, tra l'altro, perché lui da piccolissimo ha avuto tantissime responsabilità. Diventa e non supremo. Si è mai rifiutato. Ma perché ha sapeva perso, che ha perso la famiglia davanti ai suoi occhi. Perché sapeva che, che la sua gente soffriva. Secondo me se lo merita tutto, è un grande. Ma sì. Ciao Leo Kun, con il primo Prime con me, grazie mille. Vieni su Telegram con punto esclamativo Telegram se lui mettilo vicino a Meta. Guarda, il fatto che abbia la stessa posizione di Freezer, ma... Ah, guarda chi c'è! Peanuts! Già Ozzy! Kiki! Ha dei momenti interessanti, lui quando combatte contro Krilli, si vede che lui è un assassino, mentre invece Krilli è un arte... Chi vince? Mi sa Krilli? Sì. Di poco però. Lui ha una bellissima mossa. Addio Dancing. Addio Dancing. Lui nel gioco non gli hanno manco dato una. Perché lui è telecinetico, è fortissimo. Sì. Però mi fa schifo, lo prenderei a schiaffi là dentro, ammazzati bastone. Non mi piace la sua inespressività, perché dovrebbe essere un essere umano. Non lo so, è strano. Fa paura. Kiki. È Kiki? Sì. Kiki versione quando si è sposata con Goku. Io Kiki non va su Kiki, secondo te? Sì, Boruto va bene. Sì, su Boruto. Ma perché non vedo Kiki adulta? Perché Kefra... quella la metterei a fanculo. No, non è Kefra, è Caulifa. Quella mi sta sul cazzo. Purtroppo le donne su Dragon Ball, eccetto Bulma e poche altre, C18 hanno... C18 e Bulma sono le migliori. Tutte le altre, non lo so. Alla fine combattiamo. Ah, bro, cioè, c'è da dirlo. Cioè, Cell è il cattivo più completo, sicuramente. Sì, perché è umano e alieno allo stesso momento. Tutti. Fa il torneo. Fa il torneo. Si vuole divertire. Cioè, lui, per affermare di essere il più forte, scopre che esiste la televisione umana e vuole essere in diretta mentre vince. Questo è Vegeta. È narcisista. Questo è Vegeta, no? È veramente... Sì. È la parte di Vegeta. È un alieno narcisista. È veramente... quello che serviva a Dragon Ball a metà. Perché prima... perché lui non è narcisista. Lui è innamorato... Freezer è innamorato della sua anima nera, mentre Cell è innamorato di se stesso. Bravo. Non mi è piaciuto per niente quando Goku ha fatto quel sacrificio, l'ha fatto scoppiare nel pianeta di Rekkaio. La sua spiegazione su come è tornato in vita non mi ha mai convinto. Anche da piccolo dicevo: ma perché? Ma che senso ha? Per fargli fare la super mossa Gohan. Io le cellule di Goku ora mi sono pure teletrasportate. Sì, ma sei esploso. Non l'ho capito. In più, c'è una falla brutta su Dragon Ball. Lui dice che il nucleo per rigenerarsi è sulla testa. Ma Goku gli ha fatto esplodere con la camera del trasporto alla testa. Ma lui si è rigenerato. Quindi o lui ha detto una cazzata, o Toriyama è uno scemotto. Non so. Ce ne sono un sacco su Dragon Ball di ste cose, eh? Bio Broly, che ricordi! Il fratello di Beerus. Genio! Minchia che bro! Tra S.A. Ero disperato quando ha fatto quella cosa Genio. Ero disperato. Quale? È scambiato il corpo con Goku. Ah, sì. Perché sì, Goku sì. Era palesemente quello che salvava la situazione. Arriva lui. Mamma mia! Fighissimo Genio. Sulla S lo metti? Sì, io lo vorrei mettere in S. Dai, è troppo figo Genio. Genio torna anche in Super. Lo scambio di corpo. Rimane Frog, rimane Rana. No, lui si scambia con quello lì. Ah, però poi torna Rana forse. No, lui Rana lo è la prima, poi torna. Per tutto Zeta. Sì. E poi con quel soldato di Freezer si scambia il corpo. A volte sia nel manga che nell'anime facevano delle take di lui quando il pianeta sta distruggendo, facevano vedere Bulma che era arrampicata e poi lui che sta.
Sì, sì, dai, Ginyu è iconico. Ginyu è iconico, sì, sì, molto. Vabbè, Ginyu maggiore, Freezer. Minchia, forse ci sta, eh. Mamma. No, Bronzo è dirti. È Vegeta con le crisi da padre. Ma forse peggio, non so. Bata! Allora, io lo metto in A, però per me potremmo anche... No, dai, S no, perché sono troppo fissato con Tenkaichi, no, che ha un grande valore. B. Con Jit. La prende nel culo, è solo veloce. Non... Però su Tenkaichi... Però è più iconico, comunque B, non è C. È perché Jit è C, ci sta. La scimmia. Bro, a me piace un sacco. A me, sì, tutto, sì. A me tutto Reccaio è piaciuto un sacco. L'allenamento di Reccaio è piaciuto un sacco. Ma a me piace anche un sacco come Reccaio gli reagisce. Perché ogni volta sembra... Sempre col primo mese, grazie. Io grazie lo farei mille. Andare su Boruto. Ma dai, solo perché... Dai, mettiamolo su Kiki, bro. No. Ma mettiamo sopra Whis e sì. Pan sì. E Broly. Sì, e... sì. Tu dici sì. Giusto per dargli una lezione. No, per dargli una lezione. Secondo me vale di più. Ci me lo ricordo. Ah, guarda, è qui. Eccoci qua. Con loro. Mi sono stronzo. S. Minchia, troppo Bulma importante. È una rivoluzionaria totale. Primo episodio lei c'è. La prima amica di Goku. Primo personaggio introdotto oltre il protagonista. Tutti si sono sparati una sega su di lei. Proprio donna iconica degli anime e dei manga. Opportunista, cattivissima. È giusto che si mette con Vegeta. Non gliene fotte un cazzo. Creatrice vuole... della macchina del tempo. Di tutto. Fica. Lei, e lei lo offrisce che era una merda di bambina il radar. Lei salvando Trunks del futuro salva la Terra come la conosciamo, sì. Anche no, potentissima. Ma nessuno nell'universo fa quello che di fa di un'importanza lei. Incredibile. Siamo tutti grati a Bulma per svariati motivi. Minchia, se io non l'ho capito. Muore malissimo. Poi gli strappa il cuore. Lui è dentro. Lui è in questa cosa strana con quella dei fili. Sono dei banditi. Dei Space Pirates. Sì, sì. Poi c'è questo qua che è il dio della distruzione di. Chi è questo? Di Joker. Ah, è uno dei lupi. Lupus. Accanto all'altro Lupus. Beerus. A me piace Beerus. Una Beerus gliela darei. Allora, Beerus, il momento più iconico è quando gli prende la mano a Zamasu e poi lo cancella in quella maniera. Bello. Veramente cialdone. Mi è piaciuto anche quando sta per distruggere la Terra e poi distrugge un pezzo di una roccia. Lui fa, vabbè, dico, distruggevo la Terra. Non... come, no? Non cosa. Sì, bello. Distruggiamo un pezzo di molto terra. Iconico, molto bello. Il fatto che è questo... gatto egiziano è bellissimo. Ma poi lui è molto responsabile come Akaishin. Poi cioè, sa il suo lavoro. Lui su Dragon Ball Super, poi nell'anime, ha appena detto che le piace la zita di Broly. Ah sì? Quella gialla, sì, secondo me fa bene. Le seghe su quella persona là sono. Ah, lei è fighissima. Sì, sì, sì. È veramente buona, sì. È zita con Broly. Quella là è la classica. Non è la zita di Broly, però sicuramente gli succhi il cazzo, il cazzone. Minchia. Come si chiama quella là? Non mi ricordo. Shilai, bravi. Shilai. Shilai è tipo la classica fidanzata di Giampiero. È vero. Che poi viene trattato male da lei. Vabbè, questo potresti anche stare zitto. Cioè, parliamo dell'aspetto fisico. Chi cazzo è? Lupus, di nuovo. Vabbè. Ma sembra, vabbè. Bardock a me piace un sacco. Pure io lo metto a S. Bravo, mettiamolo bravo, a S. Allora, nel film di Broly l'ho amato anche di più. Secondo me c'è anche da citare l'episodio speciale di quando diventa Super Saiyan. Lui è il primo Super Saiyan. Lui è il Super Saiyan della leggenda di cui ha paura Freezer. Non canonico, però lo è. Sì, perché non è stato motivato canonicamente. Non, quindi... no, mi è dispiaciuto un po' il fatto che non gli abbia dato uno strumento musicale, visto che si chiama Barda, che assomiglia a Bardo come parola. Boh, tu sei completamente idiota a volte. Bardock è il Goku... che non ha avuto mai relazioni umane. Secondo me Goku sarebbe cresciuto così. Però hanno reso canonico un sacco di cose. Hanno reso canonica sua moglie. Hanno reso canonico che lui è un pezzo di pane. Che gli parla a Goku prima della cosa, dicendo per favore stai classico, bene. Classico Superman. Alla voce di Goku ovviamente. Ma nessuno ha commentato la mia roba sul bardo, ragazzi. Sì, hanno veramente tutto ignorato, bro. Andiamo avanti. Ah beh, questo sembra un interfono. Baby Vegeta, non lo gli so. Hanno tagliato pure la testa, poverino. Cioè,
Boruto, ma che cazzo. Inconsistente al massimo, mi sembra pure. Ma a te il bardo, porco di ragazzi. Babidi! Babidi faceva schifo, però era un bel cattivo perché faceva schifo. Ah, è il creatore di Majin Buu. Bravo, bravo. È il creatore di Majin Buu. Voglio. Vabbè, ti sei eccitato qua. Arale. Ma Arale non fa parte di Dragon Ball, è perché Toriyama ha scritto anche quello di Arale. Però quindi... ci sta il fatto che siccome è un androide anche lei è fortissima. Eh sì, sì. Nell'universo ci sta. Ciao Federico 763, grazie per il Prime. Devo mettere su Kiki. Su Kiki? Dai, su Tenkaichi è una menzione speciale anche. Punto e poi c'è Telegram anche per i nuovi. Arale ha veramente un bellissimo cartone. Dottor Slump Arale. Non l'ho mai visto. Dottor Gelo. Ah, il dottor Gelo. Sì. Allora, io ho un particolare debole sia per Gelo che per 19. Pure secondo me sono molto belli. Facevano paura. Sono molto belli. Io li metterei sulla B. Anche entrambi. Perché sono più robotici e meno umani rispetto agli altri gemelli. Lui in più si è proprio. Lui è tutto creato. Lui è un robot creato da zero. Mentre invece il dottor Gelo si è impiantato le cose. Come allora, anche ha fatto su C17. Io direi di fare A e A. Addirittura A? Sì. Va bene. A e A. Se vogliamo essere stronzi. Stiamo parlando del mio personaggio preferito. Mi piace un sacco. Allora, C17, prima di tutto, è il vincitore del torneo del potere. E ci dovete succhiare tutti il cazzo. Peccato che solamente in... Super ha un po' di spessore, oppure alla fine di Z che diventa un guardiacaccia. Però è anche vero che è proprio alla fine di Z che Goku desidera che tutti abbiano, che tutti siano una macchina costosa, se non sbaglio. No, che tutti siano risorti. Ah, vero. Perché prima C17 è da un'altra parte, è isolato da Ranger. Lui difende la fauna e la flora di un'isola. Sì, sì, sì. Sopravvive perché, allo scontro. Tu sai perché lo fa? Perché? No. Per C16. Certo, devi difendere gli animali della foresta, certo. E lui gli rimane, no? Perché gli ha fatto il viaggio con lui. Madonna. Io non lo metterei in S, ma un asi. Però se tu lo metterai in no, S, no, va è in bene. S anche perché è il personaggio più intelligente di Dragon Ball. S di segreto. No, questo non è C17. Ah, è C17 non del futuro. Avevo messo anche una C18 diverso, ok. Lui sopravvive a uno scontro col dio della distruzione Toppo. Va bene che non lo era ufficiale, ma aveva la Kai. È che Toppo era molto grasso. No, ha un piano incredibile. È veramente tutto testa sto ragazzo, lo amo. E poi a Tenkaichi c'è il mio main. Mamma mia, come rovinare tutto. Ma chi cazzo è questo, bro? Che schifo, che schifo. Col gemello, tu sei me. No, uniamoci. Ma non l'ho capito. Aiuto! Metto qua. Veramente, no, bro, merita, no, bro, secondo me è pure più basso. Personaggi brutti? Bro, io l'ho odiato e basta. Lui muore. Allora, dopo che Dio ha tutta la faccia così, fino a un secondo prima della morte, tipo, ah, non mi sconfiggi. Un bambino gli sfonda lo sterno. Bro, secondo te, se fossero unite C18 e C18 invece di C17, l'avresti chiamata Super C17? No, ho la peste, classico fan di Dragon Ball. Praticamente C18. Praticamente che cosa? Basta. C18. Vabbè. Fica, fortissima. Allora, io direi A, però il fatto che spezzi il braccio a Vegeta. Wow. È braccio. Oh, Kino, grazie per l'abbonamento. Non potete per mettere Tai Pai così in basso. Minimo Super Saiyan. No, ma Tai Pai è A. È A. Però è vero, potrebbe essere anche in S per vari punti di vista. Chissà se Tai Pai ama le patatine Pai. Visto che hanno metà del suo ma nome. Ma ti sei seccato? Stai facendo schifo? No, scusami. C17 di Z. Vabbè, noi abbiamo parlato no, di C17. Bro, secondo uguale. Me in Z non è tanto... È vero. Ah, massimo, proprio massimo. È vero, insieme a C18 lo mettiamo. Uguali. Il complesso è bello, ma in Z... Ma sono uguali, fanno le stesse cose. Anzi, sì, lei vale di più. Pure secondo me.
Sì, lei vede di più. Ma tantissimo. No, lei fa molte più cose. Lei ha una relazione con gli umani Ma infatti perché l'hai messa in A? Lei ha una relazione con i guerrieri Z. È la moglie di... effettivamente sì. Minchia, non ce pensavo di esagerare, caso. Però... No. Lei ha una relazione con tutti i guerrieri Z dopo che viene assorbito suo fratello e quindi capisce molto di più. Stermina nell'universo di Trunks tutti quanti. E poi ha una grande importanza anche in Super perché salva lei dall'eliminazione C-17. Se no era fuori lui. Porco Dio! Non ci sta più con la testa. Questo ragazzo deve streamare. No. Hai finito la batteria. No. Minchia! È da 5 minuti che hai spento la testa. C-17, porca troia. Adesso sei completamente assente. Ma che ti è successo? Ti è arrivato un messaggio. Che ti è successo? Da C-17 sei diventato rincoglionito. Non capisci più. C-18, perché non me ne ero accorto. Ero davanti a te. Hai lo schermo davanti. L'hai visto che C-18 era? Vabbè, però non esagerare. No, bro. Sei completamente rincoglionito. Da C-17 sei la metà di quello che ti sei presentato in live. E adesso ce la guardiamo pure. Madonna. Ma lei dall'eliminazione C-17. Se no era fuori lui. Oh! Eri completamente assente. Guarda qua. Salva lei. Guarda qua. Ma che hai? Oh. Ma che paura. Ma che paura, bro. Ma dove eri? Ma dove cazzo eri? Guarda che faccia che avevi. Ma veramente. Sto morendo. Ma veramente. Guarda. Questa è problematica. Qua. Con quel cazzo di puttuno. Ma dov'eri? Ma dov'eri? Ma dov'eri? Poi ti rendi conto che non c'eri e ti metti subito a ridere. Porco. Ma prima ridi, cioè non ho capito. Cioè. Aspetta un attimo, te la metto così. Voglio capire una cosa. Che cosa? Niente, mi fai ridere, perché queste cose le fai sempre, però fanno sempre ridere come se fossero la prima volta. Dai, dimmi una cosa a bassa voce adesso, ti conosco a memoria, veramente, ti conosco a memoria. Cazzo. È finita la musica. Se ci fosse Bardock. No, bro, l'hai fatta apposta. No, l'avevo già scelto, lo stavo per cliccare. Ma tu l'hai visto? Non l'ho visto. Io perché ho detto Bardock perché è bardo. Ho fatto la battuta prima. E adesso ci teniamo questa. Tutta puttana sta tier list. È iniziata così bene. No. Gli ultimi li abbiamo fatti. No, questo è S. C16. A me piace un sacco. Ah. Forse di più. Però lui è stato il trigger di Gohan. Esatto. È un altro mostro convertito dalla bontà di Gohan ed è un altro che motiva Gohan. Ed è pure quello che motiva. Voglio raccontare una trivia che non lo è neanche. Si può mettere un po' più piano. Praticamente C16 è un personaggio molto anonimo in Dragon Ball. E ci sono questi tizi qua che si chiamano Team Four Star, non so se li conosci, che fanno praticamente Dragon Ball in poche parole. Gli hanno dato, hanno inventato una backstory per lui, bellissima. No, non l'ho vista. Che è tutta finta, è fan-made, però a me è piaciuto un sacco. O comunque questi qua che è nata come serie comica, Dragon Ball Abridged, che è in poche parole, ma poi è diventata meglio dell'anime. C'è gente che dice che è meglio dell'anime, io uno fra questi. Praticamente mentre Bulma stava togliendo l'ordigno nucleare dentro di lui, nella serie trova un video nella sua testa dove si scopre che lui era un vecchio soldato della Red Ribbon Army che sta mandando un messaggio a suo padre, ovvero il Dottor Gelo, ipoteticamente, dove dice: papà, siamo qui, stiamo combattendo, e si sente un Goku piccolino che fa... E quindi lui era un soldato ipoteticamente di quando Goku era piccolo e ha distrutto la base, è stato ucciso da Goku. Per questo lui ha la missione di uccidere Goku e per questo
Dottor Jerry praticamente l'ha fatto sotto somiglianza di suo figlio. Meravigliosa. E invece bello, purtroppo non è un cazzo di nessuno nell'anime. Diciamo che Dragon Ball ci ha sempre dato molte interpretazioni. Mario e Marco fanno una tier list. Mettono tutti in S, ma cosa cazzo la fate a fare? Ma oh, vero, ma davvero, amici, davvero? Non scheriamo, Dai, siamo a abbiamo tre saghe Dragon Ball messo, Z, normale. Abbiamo messo gente veramente dignitosa. Sì, ma sono tutti iconici, dai. Anzi, alcuni non sarebbero... Alcuni metterebbero altri in S, tipo Tai Pai. Broly. Quella merda di Jiren. Jiren. Gohan Supremo. Questo qua te lo ricordi chi è? Lui è C14 o 13? No, penso sia C12 addirittura. Sì, comunque è un rincoglionito. Mi ricordo che beveva da una fiasca. Questo chi è? Lui sempre dello stesso film. Lui sempre C12. C16. Però... No, lui è C15. Lui è C13. Ah, 13, è vero. Questo design è il più brutto di tutto Dragon Ball. È veramente stupido, anche perché sembra... Lo metterei i personaggi brutti. No, non lo capisco. Sembra quello là di Dragon Ball AF. Vero, è un personaggio di Dragon Ball AF. Sì. Sai che Toyotaro si sta un sacco ispirando a Dragon Ball AF? Sì. Black Freezer già c'era la cosa. Ma Dragon Ball Heroes che ne pensi? Ma carino, però è sempre per i fan piccoli. È vero, è vero. Io me lo guardavo con il mio... Reccaio a me piace un sacco. Reccaio da S. Dai. Lui non sa combattere, quindi se lo dobbiamo prendere per iconocità, è lui. È bello, è bello. Primo maestro di Goku. Secondo me è S tutte e due. Sia allora, piccolo S perché come sviluppo personaggio è uno dei migliori, forse il migliore. Sì. La backstory di Gohan, il fatto che prima era villain ma poi scopre di essere buono, scopre che è un alieno, si rimette con quello con cui si era diviso suo padre, ovvero il Supremo, è quello che cresce di più. Lo amo. Non c'è una singola persona a cui Piccolo non piace. Perfino Goku fa schifo ad alcuni, ma Piccolo è secondo me il personaggio più bello di Dragon Ball. Veramente da rispettare, tra l'altro ultra memato per quell'aura potentissima che spesso avverte. Sì. Tra l'altro nell'ultimo film ha molto valore, gli danno risalto facendo diventare Orange Piccolo. Orange Piccolo si chiama, sì, proprio. Orange... Vabbè, Al Satan bro, è il miglior cattivo di, non di solo, Dragon Ball. I cattivi prima di lui erano comici. Lui è il Freezer di Dragon Ball normale. Lui fa paura, ma poi quando muore micidiale. Lui, uno dei suoi suddetti, ha ucciso Krillin. Krillin? È già Yozi, se non sbaglio. Non mi ricordo. Sì, che li hanno messi... Lui uccide il drago. Tamburello, bravi. No, lui bro era veramente cattivo, era malvagio. Prima i cattivi erano comici ma anche cattivi. Lui è solo malvagio, è bellissimo. E non è brutto come Kid Buu, perché ancora l'anime e al manga di Goku Piccolo mancava qualcosa di puramente schifoso. L'unica roba è che vuole distruggere tutto. Quindi in un anime con gli standard bassini a livello di profondità personaggio come Dragon Ball normale, qualcuno così, minchia, è una eccezione che conferma la regola. Tutti e due da mettere a S, sì. Io sono soddisfatto di tutte le scelte che abbiamo fatto. Pure io, e secondo me siamo stati severi al punto giusto e buoni al punto giusto. Sì, forse potremmo fare... C'è troppa gente che non vale un cazzo, bro. Sì. Siamo stati troppo buoni con alcuni. Secondo me lei dovresti rivederla... Perché è stata molto fondamentale, però in generale ci siamo. Yanko veramente una merda.